Buonasera e ben trovati con un nuovo appuntamento con diritto di replica. Questa sera parleremo di una questione, di un settore anzi che sta facendo molto discutere in città, quello dell'urbanistica. Nei giorni scorsi, nelle scorse settimane, in particolare dai sindacati, è arrivato un appello al comune per cercare un po' di smuovere le acque perché dall'edilizia potrebbe insomma, ripartire l'economia cittadina. Parleremo di questo, ma anche di molto altro, con chi se ne occupa ormai da quattro mesi, l'assessore Alessandro Ceccarelli buonasera. Buonasera, buonasera Ceccarelli, se mi permette io partirei un attimo eh, per ordine, prima di arrivare su questo tema dell'edilizia, perché sì. lo dicevo, sono quattro mesi che lei ha eh, preso eh, questo incarico, un primo bilancio perché ricordo nella conferenza stampa di presentazione che aveva chiesto un po' di tempo per studiare le carte, anche per ambientarsi come sta andando? Dunque mm... La, il lavoro è tanto, eh, è qualcosa che veramente eh, porta, porta un impegno notevole, eh, però eh, devo dire dal mio punto di vista eh, è quello che io definisco un'attività sfidante, nel senso che mi piacciono le sfide, quindi mi piace raccoglierle e cercare di avere qualche risultato. Speriamo di avercelo perché non è detto che poi venga fuori. Eh, perché non è detto che venga fuori? Perché effettivamente io avevo fatto un periodo nella Marina Militare quando ero più, molto più giovane eh, in cui mi ero eh, confrontato con le leggi amministrative dello Stato, però le avevo un po' dimenticate. Indubbiamente ritornando in questo ambiente mi sono reso conto che una grande parte dell'azione eh, eh, pratica che può fare la politica passa attraverso queste leggi. Che sono decisamente complicate, soprattutto di lunga applicazione. Per cui tante volte si dice: eh, ma quello aveva promesso, eccetera, eccetera, poi di fatto quello magari ci ha lavorato, però quel, quella persona poi non riesce a portare un risultato perché passa il tempo e quindi su cosa ci stia, ci, mi sto muovendo? Come avevo promesso nella, nella conferenza stampa iniziale, sicuramente sulla parte idrica. Stiamo cercando in qualche misura di avere una civita vecchia un po' più regolata per la prossima estate eh, certo non dipende totalmente dal, diciamo, da noi eh, perché eh, abbiamo scelto il mezzo che riteniamo che sia più rapido nell'applicazione che è l'Enel gli accordi, quelli della cosiddetta via uh -huh. della votazione di impatto ambientale dell'Enel ci permettono di avere un po' di soldi per far che cosa? per cercare di remotizzare, cioè di rendere il sistema idrico comandabile, se possibile, da un'unica postazione. Quindi, se io ho troppa acqua da una parte e meno da un'altra, posso muovere direttamente delle valvole e quindi ridurre. So quanta acqua entra perché ho dei misuratori di flusso, so cosa succede sui serbatoi. Cosa che in questo momento è tutto manuale, tutto, bisogna mandare la persona a vedere. Magari durante la notte capita un incidente qualsiasi e la città si sveglia senza acqua. Quello su cui noi stiamo riuscendo a far molto sono le perdite idriche la rete è vecchissima se la eh, sentenza ma ci credo poco la sentenza del, del, consiglio, di del consiglio di stato eh, darà ragione alla città quindi a tutti quelli che eh, vogliono applicare il, eh, diciamo il, la, la base referendaria sull'acqua pubblica cercherò dei finanziamenti dei grossi finanziamenti per poter non io, ma diciamo, chi arriverà a dargli la possibilità di rifare questa rete idrica perché ormai è, è datata e quindi va in qualche maniera svecchiata. Eh, se invece passerà la, la, diciamo, la vittoria del, della CEA come gestore, la allora chiederemo a loro di, di fare qualcosa. Naturalmente noi ci muoviamo come se, se il discorso CEA non esistesse perché. Come ho avuto più, più volte modo di dire, noi abbiamo un rapporto con i cittadini, noi dobbiamo assicurare l'acqua ai cittadini, non possiamo fare quello che è successo in passato e i cui, e i cui effetti ho visto con, con, con i miei occhi di tralasciare completamente la manutenzione del, degli impianti perché intanto doveva arrivare la CEA. Peccato che nel frattempo sono passate decine d'anni e quindi gli impianti si sono degradati, la manutenzione che in questi campi se si vuole... Eh, che le cose funzionino deve essere preventiva, nessuno salirebbe mai su un aereo che non ha fatto manutenzione prima di salirci, così dobbiamo pensare all'acqua, bisogna fa pre fare prevenzione per poi avere l'acqua sempre, certo. Un grande tema è quello delle fonti. Mm? Come mi ricordava credo ieri il, il, il suo predecessore, Megozzi che un Mecozzi, po polemicamente e provocatoriamente esatto. ha invitato il 5 Stelle ad una sorta di danza della pioggia. Cioè certo. evitare un'altra estate insomma, difficile come quelle precedenti. Certo, Mecozzi non ha tutti i torti, glielo dico subito. Eh, stiamo parlando di un acquedotto in cui anche la lapide che c'è sulla cisterna di via Montanucci ha cancellato gli ultimi due numeri romani, due o tre numeri romani, per cui parliamo di veramente tantissimi anni, in cui i materiali hanno anche loro accusano, accusano il, quella che è la l'usura del tempo, l'età. Certo. Per cui eh, eh, sicuramente c'è da ripensarlo. Noi che cosa stiamo facendo in questo momento? E questo lo dico mh, perché, eh, ripeto, non voglio assolutamente smentire Mecozzi, salvo che per la danza della pioggia o la preghiera al santuario, insomma. Eh, stiamo cercando di eh, fare in modo che il sistema sia il più possibile efficiente, senza nasconderci quelle che sono le difficoltà. Per cui, se ci sono dei crolli del terreno eh, che ci mettono in difficoltà, vabbè, abbiamo chiesto alla regione i soldi per fare una progettazione e quindi fare anche una, una sistemazione, seguente con dei fondi che ci sono in giro. Eh, però sono tutte cose che vanno nel tempo. Noi, adesso il primo traguardo è la prossima estate. Hm? Quindi, faremo qualche cosa perché quest'acqua ce ne sia, quanta ne serve. Poi si romperà il tubo e il cittadino rimarrà sempre senza, senza acqua. Però, però quello è un imprevisto. È un diciamo imprevi così. Chiamiamolo imprevisto, va bene. Diciamo che cioè, ce ne sono parecchi di imprevisti, però a quel punto lì eh, l'acqua c'è c'è un problema nella distribuzione, diverso dire, è dire l'acqua non c'è ma la distribuzione funziona. Dicevo in apertura di questa eh, sorta eh, di appello che è arrivato dai sindacati, sì. lei ha anche lì eh, una cartellina piena okay. di documenti eh, legato al piano triennale delle opere pubbliche che ha illustrato sì. nell'ultimo consiglio eh, comunale. Da eh, qualche anno, soprattutto negli ultimi anni, insomma, a Cividecchia si costruisce sempre di meno, anzi... Eh, potremmo dire che non si costruisce eh, eh, più. È una scelta dell'amministrazione comunale, lei è subentrato da poco, da, da quattro mesi, quindi insomma la responsabilità è, è molto relativa. Ma l'edilizia può essere diciamo così, un un'ancora eh, di salvataggio per questa città a livello di crisi, come dicono i sindacati e anche alcune forze politiche? Se io guardo eh, il panorama delle case da vendere e delle case eh, sfitte piuttosto che in vendita da privati, direi che eh, questa necessità impellente di eh, far qualche cosa a livello di costruzioni, di abitazioni, di, eh, di palazzi per uffici, eccetera, eccetera, non la, non la vedo. Questo indipendentemente da quelle che possono essere le scelte, eh, cioè costruire delle cose vuote credo che non convenga a nessuno. Eh, però eh, qualche cosa noi la dobbiamo fare per l'economia, non, non c'è niente da fare, quindi dobbiamo fare in modo di capire quelli che sono eh, o che potranno essere eh, le, mh, come dire, le mh, opportunità che Civita Vecchia può offrire. cioè Io parto sempre, forse perché sono ingegnere, parto sempre da un punto di vista logico. Allora, Dobbiamo cercare insieme con quelle che sono le forze economiche, ma anche con quelle che sono le forze politiche. Io ho sempre detto che sono apertissimo a, a tutti i suggerimenti che possono arrivare. Dobbiamo cercare di capire dove Civitavecchia vuole andare. Vogliamo fare una città prettamente turistica? Dobbiamo andare in un certo verso. Vogliamo fare una città particolarmente industriale? Dobbiamo andare in un altro verso. Perché da questa parte qui noi possiamo fare. Intanto lo sviluppo della città, che sono i piani regolatori. Tanti si lamentano, il piano regolatore è vecchio, è del 67, poi vabbè ha subito 30, 31, 32, non so, dipende da chi la vede, varianti, eh, di cui una la stiamo per ridimensionare proprio a causa di questa mancanza di eh, richieste di cubature. E, eh, vogliamo rifare un piano regolatore nuovo, vogliamo dare una sistemazione un pochettino più futura a questo piano regolatore dobbiamo prima partire da che cosa vogliamo fare cioè fare un piano regolatore dove come è successo o almeno mi sembra di aver capito eh, o, o aver visto sulla variante alla variante 29 dove a un certo punto come dei funghi nascono delle aree edificabili di se, che zona parliamo chiedo scusa te la interrompo un po' di tutta la città, mm. un po di tutta la città. Eh, dobbiamo fare dicevo se, capi, se capitano queste cose qui senza uno sviluppo dietro eh, ecco, io francamente non, non, non lo capisco, ecco, è difficile da giustificare, sia nel rispondere sì ti voglio dare quell'opportunità, sia nel rispondere no non te la voglio dare, ci deve essere una logica dietro, questa logica in questo momento non la vedo, non la vedo, spero di poterla mettere in moto, adesso appena sono uscito da qualche altro problema un pochettino più urgente, spero di poterla mettere in moto insieme anche, l'ho detto già all'assessore Dantò, visto che lui segue tutta la parte del, diciamo, delle attività produttive, allora la logica qual è? Cerco di capire dove voglio andare, quindi quale opportunità creare. Una volta che ho capito quali sono le opportunità che posso creare, che possono anche essere delle idee, eh, non è detto che debba essere qualcosa che già c'è una pratica dietro, però mi do un indirizzo, poi sviluppo i piani regolatori e a quel punto spero che eh, Civitavecchia porti dentro di sé tutta una serie di attività, uffici, eh, attività produttive piuttosto che personale che segue queste attività produttive e quindi posso pensare allo sviluppo anche abitativo della città. Ma lei ha ricevuto una traccia dal suo predecessore, dall'assessore Pantanelli, perché un discorso del genere è comprensibilissimo per un assessore appunto in carica da quattro mesi. L'amministrazione comunale si avvia ormai a tagliare il traguardo però dei tre anni. Allora, l'assessore Pantanelli mi ha passato una quantità eh, indescrivibile di, di attività che aveva fatto, ne ha fatte veramente tante, tant'è vero che ho un foglio che, dove c'è un riassunto estremamente sintetico, ma mi creda è veramente com completo. E, naturalmente sono tutta una serie di attività che sono state iniziate per poter capire appunto che cosa c'era da fare, qual erano i... Ehm, le opportunità e quali erano le, le problematiche che c'erano dietro. Ci sono tutta una serie di piani di zona, eh, piani integrati, ci sono tutta una serie di attività di edilizia popolare. Eh, abbiamo delle zone che eh, adesso in qualche maniera dobbiamo eh, comunque attivare, eh, perché eh, un, uno spazio comunque lo dobbiamo lasciare disponibile sia per l'edilizia popolare che per, che per l'edilizia privata. Insomma. Eh, quindi non è che non ci si è pensato, si è, si è razionalizzato il problema, io lo sto pigliando fortunatamente per me con già una razionalizzazione fatta e quindi posso muovermi su certe direttrici, se non altro essendo convinto io stesso che le cose che si devono fare sono esattamente quelle e quindi eh, sono, sono anche quelle giuste da fare. Qualche risposta c'è in questo piano triennale delle opere pubbliche? Allora sul piano triennale delle opere pubbliche diciamo adesso gli diamo, un, gli diamo una scorsa molto rapida ma eh, la, allora, abbiamo sperando di ritrovare tutte le carte relative perché questo è un altro problema non so cosa sia successo anche qui non, non voglio sparsi i documenti no sono sparsi non, ah, non scomparsi diciamo che i documenti sono un po' sparsi per cui naturalmente abbiamo allora, noi, noi di, di opere che possono portarsi appresso l'edilizia e quindi soddisfare questa richiesta, un, un punto di lavoro, che non è detto che sia necessariamente quello di far casa, mm -hmm. insomma, c'è questa realizzazione del nuovo sistema viario appunto del Ponte delle Quattro Porte o ingresso sud come lo chiamiamo, che è fortemente dipendente dal eh, da ritrovare le carte con le ferrovie e dopodiché sedersi al tavolo abbiamo attivato. Quello che in tutti gli accordi di programma che, fa, che si fanno in Italia si chiama il, il consiglio di sorveglianza o collegio di sorveglianza. L'abbiamo riattivato. Adesso sto riattivando un tavolo tecnico con le ferrovie, che poi sono quelli, con i vari pezzi delle ferrovie, perché nel frattempo le ferrovie evolvono in continuazione. Non so se sia RFI o rete o come si dice, proprio Ferrovie dello Stato. Comunque, cerchiamo di capire perché dobbiamo andare a piantare i picchetti e dire quest'area è Civitavecchiese, quest'area è rimasta alle ferrovie. Dobbiamo capire loro che cosa vogliono fare. Bisogna ricordare che il progetto che ha lasciato l'amministrazione Tidei prevedeva che le ferrovie costruissero un palazzo uffici ed una, eh, e un palazzo per abitazioni nella zona appunto del Bricchetto, con la vendita del quale loro finanziavano in parte la ristrutturazione della nostra stazione. Io sono stato alla fine dell'anno eh, a Roma, alle, alle ferrovie, e loro hanno detto che in questo momento non vedono mercato per fare una cosa di questo genere. Per cui dobbiamo risederci un attimo e cercare di capire dove, dove possiamo andare. Mi dispiacerebbe proprio che non rinnovassero la stazione, anche se è la stazione de, della mia infanzia, però capisco bene che disti tempo. Va bene essere affezionati. Esatto, ecco, magari lasciamogli una certa parvenza. Per ci sono le cartoline. Per esattamente, esattamente <ride> ecco. Poi che cosa abbiamo? Quindi, eh, le ripeto, la, è, è importante questo, questo discorso dell'ingresso sud, perché? perché noi vorremmo eh, incanalare, cioè favorire un traffico verso la zona bricchetto, per cui chi arriva da fuori non deve andare a fine sul lungomare piuttosto che attraversare la città, può attraversarla a nord e con, se, se fa un transito veloce c'è l'autostrada. Se ha un transito, diciamo, media velocità, può attraversarlo sulla Viale Baccelli, insomma, sulla Aurelia. E chi invece deve andare al centro città dovrebbe trovare un parcheggio di scambio sotto al bricchetto, dove ha questi autobus che dovrebbe fornire Enel, che sono stati annunciati pochi giorni fa, in continua, e con il quale, attraverso percorsi ben studiati, può raggiungere tutte le parti fondamentali della civita vecchia ZTL. Quindi ci interessa molto perché è una parte del progetto di riduzione delle emissioni che dobbiamo fare eh, assolutamente perché è il caso di migliorare la, la salute dei cittadini. Poi abbiamo delle rotatorie, quindi questa è la parte, l'opera diciamo, importante dal punto di vista viario. Abbiamo delle rotatorie, Via Nenni, che come tu, chi conosce Civivecchia sa perfettamente è un punto dove arrivano eh, parecchie strade, soprattutto chi viene da, proprio da, da Via Nenni e sale eh, non vede molto bene che cosa succede no, alla, sua, alla sua destra. Quindi dobbiamo farla. Siamo già in fase abbastanza avanzata, in questa settimana metto insieme i vari attori e cerco di definire dove spostare l'edicola. Eh, perché è quel punto che è rimasto un po' mh, nelle, diciamo, da definire poi ehm, c'è questo incrocio che conosciamo benissimo l'ho percorso due minuti fa che è quello del via Morandi, via Sabatini, via Adige parco Riveto. insomma esatto, esattamente in modo tale che chi gira per venire da questa parte qui insomma giri si su una rotonda un, insomma è una situazione un po' esatto. normale normale, Civile. esattamente, <ride> esattamente, esattamente. <ride> Anche se il brivido, insomma, c'è sempre il suo fascino. Però, sì, magari sì. su una vita all'incidente sarebbe meglio. Esattamente sempre. Prego, se non sbaglio, ci sono anche dei nuovi loculi perché esatto, entriamo in un altro esatto. campo. No, molto... però volevo dirle questo: sì, dal prego. punto di vista della sicurezza stradale. Noi facciamo quella che definiamo un rotatoria, in effetti è una variante all'Aurelia, che facciamo um, come ingresso sud a Sant'Agostino, cioè via di Fontanatetta. Mm? Lì normalmente chi viene da nord o che viene da Sant'Agostino tende a girare nella zona industriale dietro un dosso. Quindi lì dobbiamo fare una, una circolazione tale per cui chi vuole entrare entra normalmente, chi invece viene da nord fa un giro tale e poi entra ma è, è regolato. Poi abbiamo i loculi, sicuramente. L inter, l inter, l il secondo intervento importante è quello dei loculi. Quanti sono? 200, se non ricordo male. E i tempi previsti? Eh, insomma, I tempi previsti deve tener conto che noi siamo nella fase della progettazione eh, definitiva ed esecutiva, hm? che va appaltata però. Quindi io credo che noi prima di voglio essere cattivo con me stesso perché sono tempi veramente lunghi, prima di un anno ah. e tre mesi, quattro mesi non riusciamo ad avere questa struttura pronta. Ah. Mm. Sono perché fasi, le fasi, mm. tanto per raccontarlo a chi ci ascolta, sono appunto questa fase di progettazione in cui bisogna fare una gara perché il progettista deve essere scelto per, per gara. Poi questo progettista arriva, fa la sua brava progettazione, viene approvata, dopodiché si passa alla gara per poter avere il costruttore. Il costruttore avrà dei tempi che sono, stati quelli, che sono quelli previsti dal, dal progettista, salvo ovviamente che non trovi difficoltà di qualche tipo e così via. Immagino che nel eh, riassunto, nel report che le ha lasciato l'ex assessore Pantanelli, eh, un bel capitolo insomma, sia stato riservato alla vicenda del forno eh, crematorio. Lei ha anche intervenuto su questa vicenda, eh, ammettendo insomma, con grande sincerità insomma, di non conoscerla eh, approfonditamente però lanciando anche un invito almeno io l'ho letto così alla calma cioè lei ha detto evitiamo eh, un clima eh, forcaiolo e soprattutto poi saranno le varie autorità competenti ad appurare nel caso ci fossero esatto. eventuali responsabilità questo, questo intervento risale ormai credo un mese fa nel frattempo è cambiata la situazione che idea si è fatto guardi io mi sono fatto l'idea che questa vicenda mh, se se la, se la, se cominciamo, allora io ho letto una nota un po' di riassunto no, della vicenda, per cui le riporto quello che ho capito, quello che ho letto. Eh, chi ha pensato di fare il cimitero nuovo sulla Braccianese Claudia dove è adesso aveva pensato anche in, in quello stesso istante che andava fatto un impianto crematorio. Quindi parliamo di 45 anni fa. E la cosa poi ha avuto il suo corso, eccetera, eccetera. Naturalmente l'ultima gestione, quella operativa, c'è stata, sotto, a quello che ho capito, sotto la giunta Tidei e sotto cioè, l -l -periodo il periodo commissariale. periodo commissariale. Dopodiché è intervenuta l'attuale amministrazione. Allora, senza lanciare accuse verso nessuno, non è, nel, non è nel mio stile, però è indubbiamente un percorso che dà l'idea che sia un percorso cittadino. Mm. Bisogna capire chi abita lì vicino, che può avere tutte le sue giuste preoccupazioni, mm. anche se eh, le tecniche che ci sono adesso sulla combustione, ovviamente se ben regolate con le giuste manutenzioni eccetera eccetera, danno, certamente non, non, non tirano fuori aria pulita, uh -huh. però danno una garanzia di emissioni molto basse. Se poi con i regolamenti facciamo in modo che arrivi, non arrivino metalli, non arrivi, salvo quello che il corpo umano porta consenso, ma ecco perché quello è indubbiamente un po' di incognita. Però ecco, quello che dico è che io lo vedo come un percorso cittadino. Se c'è stato qualche errore, cosa che è stata stigmatizzata in maniera abbastanza decisa, eh, come dicevo prima, bisognerebbe averci la macchina del tempo, entrare nella storia e cercare di capire effettivamente in quel momento quella persona perché ha fatto quella certa cosa e perché si è sbagliato, perché potrebbe anche essere un errore umano molto semplice. Eh, distinguiamo la colpa dal dolo e quindi se qualcuno l'ha fatto volutamente è da condannare, ma qui abbiamo tutti i tribunali di questo mondo che sono stati attivati sulla cosa. Perché io sono fiducioso che la magistratura. Se dovesse trovare qualcosa che non va, lo eh, evidenzierà indubbiamente. È nel suo dovere oltre che nel suo compito. Se non ci sarà niente, avremo un, eh, a vecchia, un'attività in più che giudicheremo col tempo. Secondo me, se è eh, un affare oppure no. Ecco. Lei ha ereditato tante questioni eh, spinose. Un'altra, ad esempio, che mi viene in mente è la vicenda della voragine di via Bruno, insomma, che lì sì. tanti cittadini coinvolti strada ancora ad oggi è, è transennata, c'è qualche novità su quel versante? Sì, 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 oggi è stato consegnato il progetto definitivo per la, appunto, intanto per ritornare nella, nella procedura, il progetto definitivo, adesso nei prossimi giorni lo vedrò per curiosità, c'è sempre un dirigente ovviamente che lo, tecnico che lo deve, che lo deve approvare o meno e io ho soltanto visto che la politica ha il dovere eh, oltre che il piacere di eh, fare un po' da metronomo, no? di dare un po' le priorità. Eh, ho chiesto che venga fatto eh, qualcosa, cioè che venga seguita rapidamente, la, eh, venga rapidamente tutto quello che c'è da fare. Perché devo rimettere a posto via Cesare Battisti, la parte interna, tutto sommato, da quello che in questo momento è ancora bloccata, anche se chiusa, eh, dà fastidio sicuramente a, a qualche cittadino. Mm -hmm. La via completamente bloccata dopo un tempo decisamente lungo eh, è, è un fatto diciamo, che coinvolge la collettività. Una va sconfitta. Va, va, va rimossa, sì, un po' frank, francamente... Diciamo Anche per altre questioni ho cercato di introdurre dove la legge ce lo permette questo concetto del dire, noi siamo pubblica amministrazione, intanto interveniamo, vedasi anche con le perdite d'acqua in certi settori che sono ancora ufficialmente privati, noi interveniamo e poi andiamo a vedere che cosa c'è, cioè chi, de, chi deve pagare. Ecco. Torno sull'eredità eh, che lei insomma, ha ricevuto dal suo predecessore, perché ho notato anche un cambio proprio di approccio nei confronti dell'attività eh, netto. Cioè, eh, prima eh, c'era l'assessore Pantanelli che, tra l'altro tutt'oggi, continuiamo a vedere a Palazzo delle Pince, quindi immagino sia sì, sì, sì. ancora in corso uno scambio, insomma, una sorta di collaborazione, come sì, possiamo sì. definirla? Guardi, Pantanelli mi sta aiutando su, su dei particolari temi. Mm. Mm. Per esempio, sta lavorando sugli usi civici, sta lavorando su eh, altre materie, diciamo, dove io non riesco a, a star troppo con la testa mm. perché ce n'ho tante. Quindi, siccome lui le aveva già trattate queste cose, è avvantaggiato. È avvantaggiato e poi ogni tanto ci vediamo e cerchiamo di fare il punto per capire in che direzione andare. Rispetto a prima, però, c'è questa novità, insomma, è netta rispetto mm. appunto al suo predecessore ha aperto una pagina eh, Facebook sì. eh, per instaurare un rapporto diretto con i cittadini. Noi siamo passati dall'assessore Pantanelli che eh, neanche rispondeva al telefono e per fare un'intervista, insomma era un'impresa, a lei che invece ha voluto fare questo, eh, non so, contatto, diario. Sì, mi sono messo nei panni del, del normale cittadino Ceccarelli. Mm? Che tante volte, parliamo anche del, del governo del Paese, tante volte legge sul giornale o sente alla televisione un certo annuncio, faremo questo, no? E poi, per esempio, per le leggi nazionali non tiene conto che sono tutti i decreti attuativi alla legge, poi i decreti attuativi diventano circolari. Poi div quindi ho detto: vorrei far capire a chi eh, segue diciamo, un pochettino più da vicino le vicende della città. Qual è l'attività che si svolge effettivamente? E spiegare perché non riusciamo in uno schiocco di dita a realizzare quello che ci abbiamo in testa. E quindi, come dire, ho voluto fare in modo che il cittadino, se vuole, possa vivermi accanto eh? e capire che cosa sta succedendo dentro sto comune nella figura di un assessore indipendentemente, l'ho scritto proprio ieri, indipendentemente che si chiami Ceccarelli o un altro nome, ma che eh, se vuole, la se lavora normalmente, io non faccio niente di eccezionale, se lavora normalmente fa, fa quello che fa, insomma, in modo tale che eh, c'è quel pochettino di informazione perché sappia come stanno procedendo eh, le cose in certi settori, almeno quelli che io tratto. Eh, domani parleremo, per esempio, della chiesa di Pantano, che è venuta agli onori della cronaca l'altro giorno, oggi ho visto mia abitudine vedere, cioè prepararmi alle riunioni, quindi oggi ho visto che cosa succede, che, 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 quali sono le difficoltà che si sono incontrate nella pratica urbanistica, domani incontriamo le persone che. che... Per cui cerchiamo di essere, eh, come dire, di dare uno spaccato eh, al cittadino di quello che, che, che viviamo tutti i giorni e cerchiamo, di, cioè io spero che, che capiscano anche. Io sono molto sincero, se avrò dei. Come si chiama? Delle sconfitte le dirò così tanto come dico le, le vittorie, quindi. A proposito di vittorie, mm. l'obiettivo qual è? Cosa ha scritto in agenda? Una vittoria che vorrebbe portare a casa? Ma sicuramente questa centrale unica remota dell'acqua. È, la, è un, dato, un dato importante, spero che ACEA mi permetta di farla. Eh, perché eh, siamo una città di 55.000 abitanti, eh, con una grossa estensione ormai territoriale. Eh, abbiamo gli arrivi dell'acqua in posti disparati. Dobbiamo fare in modo che ci sia uno solo da una parte che riesce a controllare la, la situazione. Lei prima ha parlato di sfida, quando ha sì. accettato, insomma, quando si è proposto per questa carica di assessore ai lavori pubblici e all'urbanistica. È una sfida eh, possibile? Secondo lei e poi perché insomma, ha deciso di, di mettersi in gioco per l'affetto che nutre nei confronti di Civita Vecchia, per simpatie politiche nei confronti del Movimento 5 Stelle? Dunque, eh, le ragioni se vuole le possiamo sintetizzare in, sono parecchie, ma diciamo, le possiamo sintetizzare in tre punti. Allora, intanto eh, io ho passato la mia vita eh, nelle aziende dove Prima nella Marina Militare e poi nelle aziende, dove eh, le cose si facevano perché si dovevano farle, perché eh, le dico che la, la scuola del navigare è una scuola che ti dice che se tu non fai sei, sei il primo ad averne le conseguenze. Quando parlo di manutenzione programmata, lo faccio a ragion veduta perché se in porto non ti manutieni quello che ti devi mantenere, poi ti trovi in mezzo al mare, magari con qualche mare non decisamente simpatico e poi ne paghi le conseguenze. È troppo tardi, a quel è troppo punto. tardi per pensarci. Quindi eh, si lavora perché si è coscienti che, che sono cose da fare. Ecco, Nell'industria privata succede lo stesso, non perché prendi il premio o non prendi il premio, ma perché indubbiamente se sposi quella, se ti metti a lavorare sotto una certa bandiera devi fare il massimo, perché se fai il massimo la tua azienda va bene, quindi la, sua, la tua azienda sopravvive. E tu hai un buono stipendio perché la tua azienda sopravvive. Quindi questo è un po' il concetto. Allora, eh, i, i ragazzi, come li definisco sempre perché ormai ho qualche anno di troppo. I ragazzi del, del Movimento 5 Stelle, eh, sono sicuramente delle persone che chiedono questo. Anzi, mi sono meravigliato che mi abbiano scelto all'età che ho perché ho detto che faccio, sono un fuori standard. No? Eh, mi fa piacere non solo che mi abbiano scelto sicuramente, ma che. Eh, possa mettere la mia esperienza al servizio loro. E, questo questo è, è un primo punto. Il secondo punto è perché Civitavecchia, Civitavecchia perché mi sarebbe sembrato poco opportuno eh, propormi in una città diversa dove non conosco nulla. A Civitavecchia ho perso molto, ma lo sto riacquistando abbastanza rapidamente. Come sa, ogni tanto incontro qualcuno con cui ho giocato a pallone, qualcun altro con cui sono a fare il bagno, insomma, alla fine sono, sono situazioni. Piano piano ricomincia a conoscere i nomi delle vie. Eh, andare in una città qualsiasi significava un po' fare la vita di quello che oggi fa il sindaco a Pordenone, domani lo fa a Caltanisetta Non mi sembra una cosa seria. Eh, in ultimo, perché. Eh, la sfida vera è questa. Eh, noi siamo un paese che sta diventando vecchio, in, in parte, oltre vabbè, alla, al calo demografico, in parte dovuto al fatto che tantissimi giovani vanno fuori e eh, vanno fuori per due motivi. Uno perché sicuramente c'è eh, più lavoro, anche se... Non con i parrucaduti sociali che abbiamo noi, hm? eh, c'è gente che veramente all'americana, che si trova dalla mm. mattina alla sera con la sua scatoletta con quelle quattro cose private fuori dall'ufficio, con una procedura particolarmente eh, antipatica della guardia che ti accompagna sul posto di lavoro, della guardia che ti accompagna fuori dall'ufficio. Dall però lo trovano in lavoro, ma soprattutto trovano meritocrazia. È gente che si sposta da un lavoro a un altro perché ha un curriculum e perché sa fare, non perché è amico di quello, di quell'altro, deve conoscere, deve fare, deve essere raccomandato, cioè tra, nel senso buono: nel senso che tra dieci candidati, beh, quello conosco il padre, tutto sommato, se poi devo dire che il figlio non lavora bene, almeno glielo posso dire direttamente, mentre gli altri non li conosco. Ecco. Quindi io quello che, vo che vorrei dimostrare è che eh, possiamo in qualche modo, e parto dal comune, eh, possiamo in qualche modo recuperare un po' questa situazione. Dobbiamo cambiare sta, sta pendenza in discesa che abbiamo da tantissimi anni. Dobbiamo fare in modo che ricominci, almeno che, che si fermi, che vada in orizzontale per poi riprendere. Dobbiamo fare in modo che, che l'Italia diventi, l'Italia insomma, adesso parliamo del caso del comune, che per esempio il comune di Cirecchia diventi appetibile. È per questo che le dico che dobbiamo ripartire da zero. Dobbiamo cercare le opportunità e dalle opportunità fare lo sviluppo. Le faccio un esempio che, che ho ripetuto, che magari chi mi conosce ha già sentito. Lei pensi che Tolosa, in Francia, ha un Airbus, mm. la sede principale dell'Airbus. Quindi il lavoro ce ne sta quanto ne vuole, sia come Airbus sia come aziende collegate. Però la gente preferisce vivere a Barcellona. Perché secondo lei? Perché quando esce dall'erba a Tolosa si trova in una città totalmente sterile, hm? dove si lavora e basta. Invece la eh, Barcellona, magari si lavora anche peggio, però quando uno esce è piacevole. È piacevole. La stessa cosa di Milano. Io sono stato tanti anni a Milano, a Milano si lavora tantissimo, però poi quando si esce, avendo la disponibilità economica, c'è tantissime cose da fare. La vita sociale è molto, è molto spinta e quindi uno... C'è anche un po' di piacere a vivere a Milano. C'è il rischio che non si lavora e non è neanche poi po tanto piacevole. Dobbiamo riportarli in lavoro. Guardi. Una bella sfida. Buon lavoro, Assessore Ceccarelli. Grazie, grazie ancora grazie tante. per essere stato nostro ospite. Grazie anche a voi per averci eh, seguito. e Appuntamento. A mercoledì prossimo. Кышкы җилдә, 2023 елның 1.7 нче көне, 10:00 көндә, 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000